Ed è di nuovo quel giorno del mese. Salve a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati sul divano con le ancore, perché quello che facciamo oggi è ovviamente il video acquisti di aprile 2024. Questo mese tanti fumetti in più del mese scorso, un paio di novità veramente interessanti, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito dai manga. In particolare iniziamo con qualcosa che probabilmente non vedrete mai in nessun altro video acquisti, i due volumi serie completa di Time Paradox Ghostwriter. È un manga del 2020, uno dei vari interrotti da Jump, che però aveva una premessa così particolare e originale che anche a distanza di diversi anni continuava a tornarmi in mente e ho pensato lo devo leggere, lo devo recuperare. Ho letto i primi tre capitoli su Manga Plus, mi ha impressionato e ho deciso di proseguirlo. Ovviamente essendo un manga di quelli segati non ha questo gran finale, non ha questo gran sviluppo della trama nel senso in cui l'autore originariamente voleva portarlo probabilmente, però non vi dico nient'altro perché uno dei video di maggio sarà proprio su questi due volumi. E prima che me lo chiediate, no, in Italia non è mai arrivato, questa è l'edizione francese edita da Crunchyroll. Sì, a quanto pare Crunchyroll fa anche i manga, io non ne avevo idea. Volumi 107 di One Piece e 104 di Detective Conan, che purtroppo non ho ancora letto. Quinto volume per Gachacuta. Più questa serie prosegue, più ti rendi conto che Rudo non è il classico protagonista shonen, non è quello che ti potresti aspettare. Per alcuni suoi pensieri e atteggiamenti, cosa che gli dona un'umanità che tanti altri personaggi simili non hanno. Per quanto mi riguarda, uno dei migliori battle manga in corso di pubblicazione. La ristampa di Sandland di Akira Toriyama, non potevo lasciarmelo scappare dato che è una delle poche opere di Toriyama che mi mancavano e nella vecchia edizione non ero mai riuscito a recuperarla. Questo mese ho anche visto l'anime su Disney Plus, che devo dire è caruccio, ma non penso che comprerò il videogioco. Quinto volume per Yomi no Tsugai, la nuova serie di Romu Arakawa, non ho fatto in tempo a leggerlo. Ho invece letto One Punch Man 29 e, mannaggia al demonio, Saitama compare in questo volume per qualcosa come 4 o 5 tavole per poi essere trasportato non si sa dove e sparire di scena un'altra volta. Ormai è diventata un'abitudine. Volume 17 per Claymore. Mi sa che ci troviamo davanti al boss finale, il nemico più devastante che abbiano mai dovuto affrontare le guerriere, e se non è lui il nemico ultimo della serie non riesco neanche a immaginarmene uno più forte. Sempre ottima, non ha perso il suo mordente, anzi continua a rinnovare il mio entusiasmo volume dopo volume. Volume 2 per Jink e Gloon, il manga di Shonen Jump che viene erroneamente pubblicizzato sia da Star Comics sia da alcuni influencer come miniserie, quando in realtà è una delle tante opere segate da Shonen Jump, che non è un crimine, non è un discriminante per non comprarlo. A me sta anche piacendo e anzi trovo molto interessante vedere il cambiamento della serie capitolo dopo capitolo, immaginarmi che cosa stava passando per la mente dell'autore, e questo probabilmente perché in contemporanea sto leggendo Bakuman, la serie di Tsugumi Oba e Takeshi Obata, che parla di due giovani mangaka che vogliono sbancare su Shonen Jump. Anche per leggere questo volume ci ho messo più di 2 ore perché è proprio fitto di dialoghi, però c'è poco da fare. È una delle serie che leggo più volentieri durante il mese, è proprio quella che aspetto con l'acquolina in bocca quando vado in fumetteria. Quarto volume per Hirai Azumi, la serie Slice of Life che ti coccola con la sua comodità, che ti fa sentire a tuo agio, che ti riempie di buoni sentimenti, è il mio piccolo angolo sereno durante il mese. Questo mese ci sono state un po' di uscite di Star Comics di ottimi manga europei, a partire dal terzo volume di Oneira, la serie di Kabe e Federica Di Meo di cui avevo già parlato bene in precedenza, il primo volume dell'edizione italiana di Diablo Machia, attesissimo da me, ma penso non solo da me, è un'opera che già seguivo con entusiasmo nell'edizione francese, ho intervistato l'autore per Senpai Plus e sono molto contento che finalmente anche tutto il pubblico italiano possa leggerla, dato che l'autore, Daniele Magri, è italiano. The Secret of Scarecrow volume 1, questo è un manga tedesco che parla di un mondo in cui delle creature simili a dei corvi, però gigantesche e mostruose, attaccano la gente, e per proteggere le persone c'era questo ordine di guerrieri chiamati appunto gli Scarecrow, che da un momento all'altro sono scomparsi tutti al punto che ormai vengono considerati una leggenda, tutti tranne il personaggio che troviamo in copertina, che invece pare però nascondere un segreto. E ovviamente direi, perché si chiama The Secret of Scarecrow, quindi
C'è un segreto da qualche parte. Carino anche questo, vale la pena dargli una lettura. Decimo volume per Under Ninja, che più va avanti più è fuori di testa, e va benissimo così perché è un'opera di Kengo Hanazawa, e se un'opera di Hanazawa non è così non mi piace. Quarto volume per L'estate in cui Ikaru è morto, che veniva con questa cartolina olografica. Iniziamo a scoprire qualcosa di più sulla vera identità di Ikaru, vengono introdotti alcuni nuovi personaggi interessanti, tutto sommato è una serie che continua a farsi leggere con piacere. Volume 1 per Shibatarian. Questo è un manga che mi aveva attirato per la sua premessa, estremamente strana, non la capivo, non capivo se fosse horror, non capivo che diavolo fosse questo manga, ho dovuto comprarlo per la curiosità. Parte come una semplicissima storia di amicizia scolastica per poi trasformarsi in un horror in piena regola, molto splatter. Non ha avuto questo impatto fortissimo su di me, non so se lo continuerò, però c'è da dire che il personaggio di Shibata mi ricorda tantissimo il mio amico Marco, sarà perché anche lui la prima volta che l'ho visto l'ho trovato sottoterra piantato e siamo diventati amici così. Primo volume per Kaiju Girl Caramelize. Ne avevo parlato nel video sui fumetti del Free Comic Book Day, avevo detto che non mi interessava minimamente recuperarlo. Poi ne ho parlato un po' con Nico, Polvere e Fumetti, e mi ha convinto a dargli una possibilità, e meno male che l'ha fatto, perché quel primo capitolo non gli rendeva giustizia. È un'opera davvero dolce, tenera, con una protagonista adorabile da shoujo manga, che però quando prova sentimenti troppo forti si trasforma in un gigantesco Kaiju. E sì, ovviamente la premessa già la conoscevo, però la realizzazione devo dire che è ottima. Mi ha fatto venire voglia non soltanto di provarlo, ma anche di continuare la serie. Prendendo questa una delle mie primissime serie shoujo. Sì, io sono una di quelle brutte persone che non legge gli shoujo. Mettetemi in croce. Terzo volume di Uncle from Another World, fa sempre spaccare da ridere, come al solito vi consiglio di guardare anche l'anime su Netflix. Ottavo volume per Miruko-chan, che non ho ancora letto. I racconti dell'orrore di Noroi Michiru, volume 2. Avevo comprato il primo Lucca, e sebbene alcune storie fossero carine, in linea di massima non mi aveva fatto impazzire, ma dato che sono soltanto due volumi, ho deciso di recuperare anche questo. E meno male che l'ho fatto, perché i racconti che ci sono qui dentro sono di gran lunga superiori rispetto a quelli del primo volume, e mi sono piaciuti molto di più. E tra l'altro questa è la copertina variant, non me ne ero neanche accorto quando l'ho comprato, spero di non averla pagata di più, ma probabilmente sì. Mi sono accorto che Star Comics, così in sordina, ha ristampato La stirpe della sirena di Satoshi Kon nell'edizione Umami. È un volume che per un po' di tempo è stato introvabile, infatti su eBay sparavano dei prezzi assurdi. Di Satoshi Kon ho apprezzato tantissimo Tokyo Godfathers e Paranoia Agent, non ho mai visto Perfect Blue, anche se è stato al cinema qualche tempo fa, ma non sono andato. In ogni caso questo è veramente bello, se ancora manca nella vostra libreria recuperatelo, perché adesso non solo è reperibile, ma ovviamente ristampandolo l'hanno migliorato, hanno migliorato la rilegatura, finalmente un volume delle edizioni Umami che si apre. Forse dovrei ricomprarmi anche le opere di Junji Ito, adesso che finalmente si riescono a leggere anche i balloons centrali. Terzo volume per DRCL, la versione di Dracula di Bram Stoker, reinterpretata da Shinichi Sakamoto. Non ho ancora fatto in tempo a leggerlo. Terzo cofanetto di Billybat, coi volumi dall'11 al 15. Ne manca soltanto uno e la serie sarà completa. Io spero che esca al più presto, perché dopo aver letto questi ho proprio l'acquolina in bocca per vedere come finisce questa serie, perché è bellissima, è una delle robe manga più belle che abbia mai letto, forse se riesce ad avere un finale degno la migliore opera di Urasawa in assoluto. Però è pur sempre Urasawa, quindi sulla questione del finale degno ho i miei ragionevoli dubbi. Come al solito chiudiamo con i manga con i pacchi di Starshop, sì due perché c'è anche quello del mese scorso. Un sacco di carta, segnalibri e una piccola litografia di Demon Slayer. Imballaggio perfetto dei volumi, sarebbe al sicuro anche da un'esplosione nucleare. Abbiamo i volumi 23 e 24 della Dragon Ball Ultimate Edition, 13° volume per Tower of God e 3° volume per Aula alla deriva. Come al solito io vi ricordo che per tutti i vostri acquisti mangosi, gadgettosi e fumettosi c'è Starshop, c'è sempre lo sconto del 5%, le spedizioni sono veloci, sono molto professionali e con il codice CURO15 avrete spese di spedizione gratuite su ordini di valore pari o superiore a 15€. Il link lo trovate qua giù in descrizione. Passiamo al fumetto americano ed estero, iniziamo da Marvel con le ristampe anastatiche degli albi storici della Casa delle Idee. Questo mese sono usciti Spider-Man 300 e Hulk 181 con la primissima apparizione di Wolverine. Questi volumi sono esattamente ciò che sembrano, ristampe anastatiche fedeli al 100% alla versione originale, se non fosse che le copertine e i dialoghi interni sono tutti tradotti, ma addirittura le pubblicità sono le stesse dell'epoca. Qualche tempo fa era uscita una collana parecchio simile in edicola che aveva in allegato anche le piastre metalliche
metalliche con le copertine degli albi, solo che quelle non avevano le pubblicità, quindi non erano esattamente anastatiche, e al contrario di questi, che sono autocopertinati come gli albi americani, quelli avevano una copertina di cartoncino. Sono orpelli inutili che non varranno mai niente sul mercato collezionistico a differenza degli albi originali? Sì, ma sono comunque item carini da avere per chi ama i fumetti Marvel. Anche quello sì. Volume 13 per l'Iron Man di Jerry Duggan. Per favore levatemi dalle palle Riri Williams, vi prego. Quarto volume per la run di Daredevil di Saladin Ahmed, che continua a non farmi impazzire. Mi dispiace, lo so che sta piacendo a tutti, ma su di me a quanto pare non ha la stessa presa che ha sugli altri. È interessante la questione della possessione demoniaca e il fatto che Daredevil faccia quasi degli esorcismi. Voglio vedere dove vuole andare a parare, però non lo so. Preferivo Starsky. Spider-Boy volume 1, copertina variant di Umberto Ramos e Zero Calcare, che mi interessava soltanto per la copertina, ci ho realizzato un video questo mese, recuperatevelo se volete. Ultimate Spider-Man volume 2, Cristo santo quanto mi sta piacendo questa serie, quanto è interessante l'universo ragnesco che si sta generando davanti ai nostri occhi per la prima volta. È interessantissimo seguire le vicende di un Peter Parker 35enne che ottiene i suoi poteri a quell'età, con già un lavoro, una famiglia, una moglie, dei figli. I disegni di Checchetto sono la fine del mondo, seguirò tutte le testate dell'universo Ultimate, non si può fare altro. E a proposito, questo mese è uscito al cut price di 1€ Ultimate Black Panther volume 1, un nuovo Black Panther in un nuovo universo che prende proprio a piene mani, senza neanche nasconderlo, dall'immaginario visivo del film. Che è una cosa un po' ironica se ci pensate, dato che era stato l'universo Ultimate originale ad aver ispirato l'MCU, e adesso è l'MCU che ispira il nuovo universo Ultimate. Passando a DC Comics, abbiamo il primo volume di Batman e Robin, ho preso il blind pack e, fortunato come sono, ovviamente, ho trovato la regular. Storia di Joshua Williamson, disegni di Simone Di Meo, che apprezzo sempre di più in questa serie, è davvero in grande spolvero, dà esattamente quello che promette. Bruce Wayne e Damian Wayne, suo figlio, l'attuale Robin, vivono insieme e, sebbene a combattere il crimine si trovino parecchio in sintonia, quando si tolgono la maschera sono praticamente due estranei. Un punto di partenza interessante che mi ha fatto venire voglia di seguire la serie, quindi penso che anche il secondo volume lo comprerò. E chiudiamo con DC, come al solito, con Batman volumi 92 e 93. Per editoriale Cosmo abbiamo il primo volume di Angel Wings. L'ho visto in edicola e mi ha attirato parecchio per la pin-up in copertina, che poi, leggendolo, ho scoperto chiamarsi Angela ed essere una Wasp, una delle donne al servizio della Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale, che però, a differenza dei maschi, non godevano dello status militare, erano considerate civili ed erano trattate come sacrificabili, facendo voli di prova dei velivoli. E questo potrebbe far pensare alla classica opera sulla donna cazzuta, già perfetta in partenza, senza debolezza alcuna, invece no, perché Angela è un personaggio scritto veramente da Dio. Quindi se vi piacciono le storie di guerra, disegni spettacolari e appena appena un accenno di erotismo in giusto 2-3 scene in tutto il volume, questo fa decisamente al caso vostro. Io penso che continuerò la serie anche perché Cosmo intende riproporla per intero in 4 volumi. E chiudiamo con un fumetto che finalmente sono riuscito a recuperare dopo che Umberto di Pelati e Fumetti mi aveva invogliato tantissimo all'acquisto in un suo video, che ha realizzato proprio quando il fumetto era esaurito. Sto parlando di Il colore delle cose di Martin Pochard, un fumetto completamente in infographic, cioè ve lo devo far vedere questo. Letteralmente non ci sono disegni, non ci sono personaggi, tutti i personaggi sono dei pallini colorati e mannaggia al demonio, nonostante questo è una storia estremamente coinvolgente che non puoi fare a meno di divorartela in un'unica seduta, nonostante siano centinaia di pagine. È una roba estremamente sperimentale, ma Cristo santo se funziona. Umberto, la prossima volta che parli di un fumetto così bello, per cortesia non farlo quando non si trova da nessuna parte. Passiamo e chiudiamo col fumetto italiano, decimo numero di Scotex Gigazine, dado sempre devastante con Dragon Village, ma abbiamo anche Recycle Rangers di The Sparker, Stefano Conte, l'autore di Volt. Nell'edizione Ramenburger di Salda Press, il primo numero di Code Cluster, un manga italiano post-apocalittico che ho letto volentieri. I personaggi sono forse un po' stereotipati, nel senso sono quei personaggi che giuri di averli già letti da qualche altra parte, ma semplicemente perché li hai letti un po' dappertutto. Il protagonista, Volken, è forse ispirato un po' troppo esplicitamente a Guts di Berserk per quanto riguarda l'aspetto fisico. Tutto sommato però è stata una lettura divertente, non mi sento di sconsigliare l'acquisto, provate a vedere se vi può piacere. Sacro Profano, gran finale di Mirka Andolfo, questo è il secondo cartonato di Sacro Profano, avevo già il primo che
come sapete, a sorpresa mi era piaciuto molto di più di quanto mi aspettassi e quindi non ho potuto che recuperare anche il secondo, che però non ho ancora fatto in tempo a leggere. Per Bugs Comics abbiamo Samuel Stern, volume 53, Il Cavallo Rosso, numero tutto incentrato su Padre Duncan, molto figo questo ciclo dell'Apocalisse, quanto voglio vederne il finale. Gallia volume 18, i disegni di questo numero sono bellissimi, sono di Andrea Modugno e sono veramente pazzeschi. Volume 410 per Martin Mister, sapete che di questa testata sto seguendo l'edizione della IF e non compro un volume di questa edizione a meno che non sia un numero celebrativo, e questo lo è. Un terzo del volume infatti è una celebrazione, un ricordo del compianto Alfredo Castelli, il creatore di Martin Mister, un grandissimo fumettista, una persona dalla cultura enciclopedica e da una ancora più grande umiltà, bastava ascoltarsi le sue interviste per rendersene conto. E a proposito di grandi autori che non ci sono più, il numero 24 di Dylan Dog Old Boy contiene l'ultima storia di Carlo Ambrosini. Si chiama Anime Mutanti, è ispirata alla metamorfosi di Kafka e mi è piaciuta parecchio. La seconda storia, Il Dilemma dell'Aragosta, un pochino meno. E ultimo, ma non per importanza, Dylan Dog 451, Terra Funesta. Come sono contento, quante gioie che ci sta regalando questa gestione dell'indagatore dell'incubo. In questo numero sembra quasi di entrare in Silent Hill, le atmosfere horror sono fortissime e c'è quella che io credo sia la primissima splash page che prende due pagine intere in un fumetto Bonelli o perlomeno in un Dylan Dog. E tutto ciò che un racconto dell'indagatore dovrebbe essere, raccapricciante, inquietante, ma nasconde anche tantissima umanità. Davvero bello, sono tanto contento che Dylan sia in così grande spolvero. Gli acquisti sono finiti e direi anche alla buon'ora, il video non so quanto durerà, sicuramente tanto. Vi ricordo che per tutti i vostri acquisti c'è il link di Starshop qua giù in descrizione con il codice Curo15, avrete spese di spedizione gratuite per ordini di valore pari o superiore a 15 euro. Sempre in descrizione c'è il mio link ATP se volete farmi una donazione singola o un abbonamento, da cui riceverete anche delle ricompense carine. E sempre in descrizione tutti i miei social, che sono pochi ma non per molto, veramente fidatevi. Se non apro Instagram entro maggio siete autorizzati a venirmi a prendere per le orecchie alla prossima fiera. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Ah, ma è già uscito il secondo numero di Angel Wings, ma che palle, ma dove lo trovo adesso? We looking fresh, we stepping in the beat.